Se stai cercando una gravidanza o stai affrontando delle cure per la fertilità, probabilmente stai pensando che hai provato davvero di tutto per massimizzare le tue chance di riuscita. Quando ai miei tempi cercavo di ottenere la mia prima gravidanza, ho provato davvero qualunque cosa trovassi in giro, sui libri, su internet, dalle persone, eccetera, eccetera. E soprattutto avrei fatto qualunque cosa pur di raggiungere il mio scopo, fosse anche stato dover rimanere a testa in giù tipo per un quarto d'ora dopo un rapporto sessuale. Oppure mangiare 15 peperoncini al giorno. Oggi parleremo di quello che ha scoperto il dottor Russell e di come l'alimentazione può influenzare in un qualche modo la fertilità. Se questo tipo di argomenti ti interessano, mi raccomando, clicca sul pulsantino rosso qui sotto e iscriviti al mio canale YouTube. Ricordi anche di toccare la campanella per rimanere aggiornato e non perderti nemmeno uno dei miei video. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Eccoci, come prima cosa ti ricordo che è uscito il mio ebook, che trovi linkato qui sotto, che ti insegna come monitorare i tuoi cicli mestruali per riuscire a massimizzare le tue chance di rimanere incinta in modo naturale. Oltre a questo ti insegna anche come conoscere il tuo corpo, di modo che anche se stai affrontando un percorso di procreazione medicalmente assistita, potrai veramente vedere come reagisce il tuo corpo a tutte le cure che ti vengono somministrate. Ti chiedo anche di lasciare un like a questo video se vuoi vedere altri video come questo. E come ultima cosa, prima di buttarci davvero dentro all'argomento, ti faccio una domanda. Qual è la cosa più strana che hai provato pur di rimanere incinta? Fammelo sapere lasciandomi un commento qui sotto nel box dei commenti. Personalmente, la cosa più strana che ho fatto è, sì, tipo mi vergogno anche a dirlo, però pazienza, ce ne faremo una ragione, è stata quella di usare l'albume dell'uovo come lubrificante per riuscire ad ottenere una gravidanza. Non chiedermi perché ho fatto questa cosa, era una cosa che andava di moda nella comunità internazionale, più che altro, non qua in Italia nello specifico, qualche anno fa. E sto parlando forse del 2013. Meno male che sono passati un po' gli anni e questa cosa è un po' passata di moda. Ecco, non farlo assolutamente, non te lo consiglio, puoi avere anche delle reazioni allergiche, quindi lascia proprio perdere. Ma addentriamoci nell'argomento di oggi. All'epoca, e parlo ormai di tanti anni fa, avevo cercato qualunque tipo di libro disponibile, ebook o cartaceo, sulla ricerca di gravidanza, avevo provato ogni integratore presente sul territorio nazionale e anche no, perché in realtà li facevo arrivare anche da fuori. Ho fatto veramente qualunque cosa pur di riuscire a rimanere incinta. Ero super informata, seguivo forum ovviamente di fertilità che esistevano all'epoca su internet, che probabilmente esistono ancora. Non mi riferisco alla trasmissione che fanno ovviamente su Canale 5. Avevo provato esercizi di yoga, avevo fatto veramente qualunque cosa pur di riuscire a rimanere incinta. Ah, piccola parentesi, con gli integratori non bisogna mai fare di testa propria, vero? Perché le conseguenze ci possono essere e possono essere anche piuttosto gravi. Quindi mi raccomando, prima di assumere un integratore, chiedi al tuo medico se puoi assumere questo integratore e se questo integratore può far parte della tua vita quotidiana e soprattutto è compatibile con la tua salute e con la ricerca di gravidanza. Qualunque cosa mi venisse proposta o trovassi appunto in giro, mi pareva lecita per riuscire a raggiungere il risultato, ovvero ottenere una gravidanza. Come ben sai, se mi segui da un po' di tempo, poi alla fine sono approdata alla procreazione medicalmente assistita per avere le mie prime due gravidanze, mentre la terza è avvenuta a sorpresa in maniera naturale. Comunque, un giorno di circa un anno e mezzo fa mi sono imbattuta in qualcosa che effettivamente ha cambiato le mie prospettive e ha cambiato un po' il mio punto di vista. Ovviamente parlo di fertilità. Sono infatti incappata nel podcast del dottor Russell, un medico americano specializzato in riproduzione umana. Questa puntata in particolare parlava del fatto che lui aveva studiato per anni l'alimentazione collegata alla fertilità e che non permetteva alle sue pazienti di mangiare determinate cose prima di affrontare un percorso di stimolazione ovarica che poi avrebbe portato alla procreazione medicalmente assistita, eccetera, eccetera. E oltre a questo diceva che le sue pazienti dovevano sottoporsi a questo tipo di alimentazione per almeno 3 mesi prima della ricerca di gravidanza. Questo perché nel corso degli anni lui aveva capito, aveva studiato e aveva visto con i suoi occhi che l'alimentazione aveva un ruolo cruciale nella fertilità e anche nella qualità ovocitaria e nella qualità spermatica. Ovviamente sono tipo rimasta super intrigata dalle sue parole. Non era il classico consiglio generico mangia bene per vivere bene. C'erano delle vere e proprie linee guida da seguire per riuscire a migliorare la propria fertilità. I consigli del dottor Russell, associati a quelli di Rebecca Feth,
che ho trovato nel suo libro Tutto comincia dall'uovo, che trovi linkato qui sotto, hanno migliorato così tanto le mie condizioni fisiche che alla fine sono rimasta incinta naturalmente senza neanche cercare questa gravidanza. Nel box qua sotto trovi linkato appunto sia il libro di Rebecca Fett che il podcast del dottor Russell, se vuoi andare ad ascoltartelo, ovviamente è in inglese. Nel mio caso specifico, essendo affetta da sindrome dell'ovaio policistico, sapevo che la mia qualità ovocitaria comunque non era proprio il top del top, e di certo i miei 38 anni all'epoca non aiutavano per niente. All'epoca ho seguito questi consigli solo perché volevo vedere cosa sarebbe successo e valutare se poi era una cosa da consigliare anche alle ragazze che mi seguono sia su Instagram che qui su YouTube. Ma qual era questa dieta miracolosa di cui parlava il dottor Russell nel suo podcast? Il dottor Russell spiegava che negli anni di pratica si era reso conto che ovociti ed embrioni non andavano per niente d'accordo con una dieta ricca di glucosio, ovvero di zucchero. Riducendo quindi i carboidrati semplici e aumentando le proteine, la qualità ovocitaria, secondo lui, migliorava nettamente. Il che andava a portare e va a portare tuttora dei risultati eccellenti in termini di qualità ovocitaria, sia se stai cercando una gravidanza naturalmente, sia se stai per affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita. Significa che negli anni di pratica del dottor Russell lui si era reso conto che le donne prediligevano per un qualche motivo delle alimentazioni, delle diete molto cariche di carboidrati anziché di proteine. E questo, applicato a quello che mangiavo io all'epoca delle mie stimolazioni e anche l'anno scorso in verità, risultava assolutamente vero. Ero solida a fare colazione con dei cereali o con dei biscotti, mangiavo per pranzo una semplice pasta condita con qualche cosa e per cena mangiavo una proteina, che ne so, della carne, delle uova e raramente del pesce perché non ne vado matta, con un contorno di patate o qualche altra verdura. Per merenda mangiavo crackers o della frutta oppure un panino, il che si traduceva in troppi carboidrati e poche proteine. A quanto pare seguivo un'alimentazione tipica della nostra cultura, ma molto poco amica della fertilità. La raccomandazione che faceva il dottor Russell per riuscire a migliorare la propria fertilità era quella di assumere il cibo, il proprio cibo giornaliero, non superando un quantitativo del 40% di carboidrati. Il resto doveva essere suddiviso in maggior parte in proteine e in minor parte in grassi. Lo studio condotto dal dottor Russell evidenziava che introducendo nel proprio corpo un quantitativo maggiore di 25% di proteine e riducendo quello di carboidrati a sotto il 40%, portava il tasso di riuscita di gravidanza ad aumentare ad ogni ciclo di stimolazione. E questo tasso di gravidanza aumentava esponenzialmente fino anche all'80% per ciclo. Durante i miei cicli di stimolazione, fecondazione assistita, eccetera, eccetera, anche la clinica a cui mi sono rivolta io mi aveva consigliato un'alimentazione un po' particolare. Nel senso che mi aveva consigliato di prediligere un'alimentazione a base proteica piuttosto che a base di carboidrati e di cercare di limitare questi ultimi il più possibile. Ed effettivamente, quando sono rimasta incinta di Seth, ero appena uscita da un periodo di circa 3 mesi e mezzo di alimentazione chetogenica prima e di alimentazione low carb dopo. All'epoca delle mie stimolazioni, per riuscire a capire come stavo mangiando in quei periodi, e parlo dei periodi della fecondazione e anche nei periodi in cui ho seguito la low carb e la chetogenica, mi affidavo ad un'applicazione gratuita che si chiama MyFitnessPal. La versione gratuita è davvero ottima se si vuole, diciamo, monitorare in un qualche modo la propria alimentazione. Esiste anche una versione pro a pagamento, mi sembra con un abbonamento annuale, non mi ricordo, vai a controllare questa cosa, ma secondo me se devi fare questa alimentazione per brevi periodi puoi anche affidarti semplicemente alla versione gratuita. Quando ho fatto fecondazione io ai tempi, per me era piuttosto complicato riuscire a capire come aumentare le proteine e ridurre i carboidrati. Sarebbe stato più semplice affidarmi ad una nutrizionista, ma all'epoca dovevo risparmiare per riuscire appunto a fare questi tentativi di fecondazione presso il centro che avevo scelto, e quindi dovevo arrabattarmi senza nutrizionista. E quindi ho fatto tutte le mie ricerche del caso, ho cercato di informarmi il più possibile, ho letto dei libri e ho cercato di appunto di diminuire i carboidrati il più possibile e aumentare le proteine il più possibile. Il fai da te comunque sarebbe sempre da sconsigliare. Se hai qualche soldo in più o comunque puoi permettertelo, cerca di farti seguire da una nutrizionista specializzata che possa capire come aiutarti in questo tuo cammino per la fertilità. L'unico consiglio super generico che ti posso dare in base alla mia personale esperienza, ti ricordo che io non sono né una nutrizionista né una dietologa, è che io cercavo di raggiungere la mia quota di proteine entro l'ora di cena, nel senso che mi dedicavo a quei carboidrati in più, e parlo nello specifico di frutta o che ne so io, nel dopo cena, ovvero come spuntino serale. Quindi assicurati di aver raggiunto la tua quota di proteine prima di arrivare appunto
allo spuntino serale. La frutta me la tenevo per gli snack, sì. Così, andava così. Per un amante del carboidrato come me è stata dura, ma non impossibile. Con un po' di forza di volontà si può fare davvero di tutto. L'ultimo consiglio che mi sento di darti è quello di non affamarti. Non funziona e non serve assolutamente a niente se vuoi riuscire a creare una condizione ideale per ospitare nel tuo corpo un bambino e quindi riuscire a raggiungere una gravidanza. Oltre a seguire questa alimentazione più proteica che è basata sui carboidrati, facevo un sacco di lunghe camminate e bevevo un quantitativo di acqua assurdo per i miei standard. Raggiungevo come minimo i 2 litri al giorno. Quanto ci mette questo tipo di alimentazione a funzionare? Beh, presto detto. In circa 3 mesi dovresti vedere i primi miglioramenti. Questo non solo secondo il dottor Russell, ma anche secondo Rebecca Fett. E con questo penso di averti detto tutto. Io ti ringrazio per essere stata con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!